Ok, allora diamo ancora un po' di pappa al nostro anchilo, qualcosina prima di partire al nostro cucciolo baby Arjuntavis, che è ancora piazzato davanti ai condizionatori, non si sa per qual motivo. E noi ora ce ne andiamo a caccia di pinguini. Muahahaha. Ah, meno male, l'isola c'è ancora. Per un attimo ho temuto che Ark me l'avesse di nuovo despawnata e io poi dove da cavolo li andavo ad acchiappare i pinguini. Oddio, vabbè, c'era il castello di Frozen eventualmente. Ok, allora eccoci qua. Fuggiore sta lì. Ciao pinguino, c'è l'imbarazzo della scelta. C'è l'imbarazzo della scelta. Ciao pinguino, tu sei un livello 80. Quasi quasi. Livello 26, no, tu ciccio. 29, 74. Femmina 80, 74. Sono dei livelli belli altini. Mi sa che quasi quasi ci proviamo. E vediamo, speriamo che non ci muoia. Ciao Puccio, no, no, non puoi sfuggire. È inutile che fai così, smettila. Dai, che soffro a spararti e a vederti fuggire in questo modo. Povero, mi dispiace, ma ti giuro che ti vorrò tanto bene. Sarò una padroncina, anzi, Jack sarà un padroncino adorabile, te lo prometto. Dai, ti prego, ci puoi andare giù, che non ho voglia. Ma quanti cavolo di tardi gli servono? Un pinguino, Cribbio. Ah, basta, non scappa più. Si è rassegnato, intontito dalle droghe. No, 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 ok. Fugge di nuovo, è rinsavito, bene. No, vabbè, ragazzi, ma guardate quante gliene sto sparando. Cioè, sembra un puntaspilli, non è più un pinguino, è un cazzo di riccio, ma dai. Ma ti prego, puoi svenire per favore? Non ce la faccio più, ma. Da, no, vabbè, ma non ci credo che non cadi ancora. Io vorrei provare a beccarlo in testa, ma ho paura di ammazzarlo. Asco, io ci provo. Ah, viene? È morto? No, è svenuto. Ok, perfetto, alleluia. Porca miseria. Vabbè, ci è voluta una vita. Meno male che abbiamo un bel po' di carnina anche da parte di Giua. Ecco qua, Pucciolo, mangiati la carnina, domesticati in fretta per cortesia che non ne ho voglia. E adesso me ne vado a domesticare altri perché ne vorrei tipo almeno quattro. Ecco, facciamo coppia di coppiette. Sì, una coppia di coppiette. Ok. Ma io i piccoli pinguini li potrò domesticare a livello 72. Ma poi cresce dopo che l'ho domesticato? Ma soprattutto, appunto, posso addomesticarli? Ci provo. Allora, non c'è morto, è buon segno, giusto? Però c'è tipo il dardo che è più grande di lui, poverino. No, vabbè, quanti ce ne vogliono anche per lui? È piccino. Cioè, il narcotico dovrebbe entrare in circolo abbastanza in fretta, no? No, ma guardalo, ma che tristezza con tutti questi dardi piantati sulla schiena. Oddio, è una scena orrenda, è bruttissimo, mi sento male a guardarlo. Provo di nuovo in testa, no, non l'ho beccato in testa, ma non ci sviene comunque. Ma porca miseria, ci svieni per cortesia. No, guarda! Guardalo! È super pieno di dardi, è minuscolo! C'ha più dardi che pinguini. Ops. No. Vabbè, ok, prendo un po' di carne e la finiamo così. Ma mi dispiace, piccolo pinguino. Scusa, mi ha dato Primate? E Organic Polymer. Perfetto. No, ma mi ha dato Primate soprattutto, ma scherziamo? Cioè, i cuccioli di pinguino danno Primate. Aspetta che provo a dargliela. Oh, me ne ha date anche tanta, ma scherziamo, cioè, ma dai, ma neanche i Bronto me ne danno così tra un po'. No, vabbè, ok. Vabbè, non facciamoci prendere la mano, non ho voglia di fare strage di cucciole di pinguino, mi sentirei un mostro, una persona orrenda. Ok, non catturo cuccioli di pinguino, vado ad acchiappare quelli più adulti. Ho capito, ho capito. Aspetta, aspetta, che mentre cercavo la femminuccia di pinguino, il tizio qua si è domesticato. Sì, vabbè, non si chiamano pinguini, si chiamano Kairuku, ma non importa, noi per praticità li chiameremo solamente pinguini. Ah, ok, ci è avanzata anche Primate, molto bueno, muy bueno, muy bueno. Ok, perfetto. Ah, lo posso acchiappare, non mi va sulla spalla. Va bene, ok. Ok, tizio, allora tu ora te ne vai nella sfera, magica sfera poké, così non stai in mezzo alle scatole. Sì, però sbrigati, sfera poké, mamma mia com'è lenta. Ah, è vero, non mi sono. Mi dimentico sempre di togliere la roba dall'inventario. Aspetta. La mettiamo subito dentro Joe. La Primate sta per scadere, dannazione. Mi sa che non facciamo in tempo a prendere altri pinguini con la Primate. Vabbè, non importa. Sarà un po' più lento l'addomesticamento, ma non importa. Ok, dai, vediamo di andare a trovare gli altri tre pinguini che ci restano. E poi ce ne torniamo a casa e cerchiamo di far schiudere l'ovetto di Utyrannus. Ma porca miseria, quell'ovetto mi sta facendo veramente sclerare, ma tanto, tanto, tanto. Ok, allora, noi abbiamo una femminuccia di pinguino in un'altra sfera poké e qua abbiamo l'altra coppietta, praticamente la seconda coppietta che tra l'altro avete colori diversi, non me ne ero accorta. Va bene. Ok, allora, uno ce lo portiamo in braccio noi, Jack, e aspetta, ma. No, scusa, ma c'è il Trudy, l'orsetto, infilato tipo nello stomaco del pinguino. Dio, che impressione sta scena, ma è bruttissima. Va bene, allora, due pinguini nella sfera poké, una ce l'abbiamo noi. In braccio, in sella, e l'altro se lo piglia giù. Così noi possiamo tornare a casa tranzolli tranzolli con tutti e quattro i pinguini. Ecco,
Eccoci a casetta, pinguini, guardate che carina la zona che vi ho fatto. Non è vero, fa schifo, però accontentatevi, dai, vi prego, abbiate pietà. È orrenda, sinceramente speravo in un risultato molto, molto diverso, ma non importa. Questo sarà l'angolo dei pinguini, non ci interessa, se lo faranno andare bene. Allora, liberiamo gli altri due, fuori uno, vediamo di tirare fuori anche l'altro. No, aspetta. Aspetta, però se tiro fuori l'altro adesso mi cade addormentato. No, vabbè, Jack, non t'arrabbiare. Non è che solo perché non abbiamo voglia di aspettare che si svegli ci dobbiamo innervosire e tirar fuori i fucili. Allora, vediamo come stanno. Come sei cresciuto, cucciolo di Joe. Aspetta. Seguitemi, ragazzi. No, voi dovete uscire subito da qua, subito. State crescendo troppo. No, ragazzi, mi seguite. C'è l'anchilo che è un po' in crisi. Anchilo, ti vedo un po' in crisi. Anchilo? No, neanche se... Aspetta, oddio, mi sto incastrando io, ora sono io in crisi. No, dobbiamo farli uscire subito da qui. Ok, allora, vorrei far notare che il cucciolo di Argentavis è uscito alla prima. L'anchilo è ancora incastrato nell'angolino nella parete, va bene. Ciao cucciolo di Gio, ciao piccolo cucciolo di Gio. No, vabbè, ma che carino, mi piace tantissimo come mangia. Quando mangia è adorabile, di una tenerezza infinita. Guarda che tenero, col suo ciuffo rosso, che bello, che bello. Sì, l'anchilo non ce la può fare. Anchilo, ti prego, non è difficile. Guarda, la porta è qui, gira, no, gira. C'è un angolo di virata che è una cosa improbabile. No, anchilo, di qua. Ok, no. Anchilo, no, vabbè, ma dai. Ma perché? Ma non ti puoi riandare a infilare nell'angolo laggiù. Ma io non ci credo, non puoi essere così scemo. Dai che sei davanti alla porta. Dai, devi solo girare qui. No, non fare il giro lungo. Anchilo, ti prego. No, vabbè, io non ho parole. Non ci credo. Anchilo, che sta facendo? Beh, passa sopra l'uovo del Quetzal, tranquillo. Dai, aspetta che ci sei. Dai, ci sei, gira di qua. No, dillo. Oh, mamma mia. Santa pazienza, ma perché? No, vabbè, non ce la può fare, è troppo rincoglionita sta bestia. Ma io non ci credo. No, vabbè, cioè è all'ingresso, è sulla porta, non riesce a uscire, ma io non ci credo, ma è possibile che sei così? Oddio, l'ho ucciso, l'ho decapitato. Ah, no, è vivo, ok. Uca, che ero là, mi è venuto in mente adesso, io avevo messo i canguri in accoppiamento, porca miseria, ho un cucciolo di canguro che sta vagando per la base. Cucciolo di canguro, porca miseria, la devo smettere di mettere le bestie in accoppiamento e poi me ne dimentico sempre. È lì, tutto colorato, eccolo, ciao cucciolo, oh, che bellino, è tutto colorato, è bellissimo, mi piace tanto. Aspetta che ti devo anche andare a prendere la pappa. Ciao piccolo, resta qui, buono. Io ora ti vado a prendere un pochino di pappa che non so che mangi in realtà. Ok, allora vediamo se nel frigo c'ho ancora. Sì, ok, avevamo ancora un botto di funghetti. Perfetto, li mangerà i funghetti, sì. Mangerà le bacche, oddio, non so che mangiano i cuccioli di Procoptodon. Dov'è? È laggiù, ok. È anche difficile perderlo di vista, in realtà è tutto colorato. Voglio dire, spicca un attimino in mezzo all'erba. Sì, si mangia i funghetti, perfetto, ok, a posto così, pace fatta. Seguimi piccolo Procoptodon multicolor, vieni di qua che ti voglio vicino al cucciolo di Joe, vieni. Ce la fa Procoptodon? Mi segui, ok, non entrare dentro, no, fermo lì, ok, che sennò poi è un casino farti uscire. Gira di qua, vieni. Procoptodon, aspetta che gli devo mettere il seguimi più vicino, tanto più vicino, molto più vicino, ok. Vieni, ce la fai, ok, perfetto, fermo così, perfetto, ma guarda che bravo. Anchilo, ti faccio notare che sei l'unica bestia qua dentro che non riesce a fare le virate, cioè che non riesce a seguire i comandi, semplici comandi per uscire da qua dentro. Liberiamo anche il secondo pinguino, così mettiamo in accoppiamento anche queste bestioline. Aspetta che ti piazzo direttamente qua, ok. E il saltone che ha fatto. E comunque fanno sempre cacca tutti appena escono dal... E ovviamente piove, grazie Ark. E fanno sempre cacca appena escono dalle sfere poché. Non ho capito questa cosa, non mi è chiaro. Ok, sistemiamoli tutti vicini. No, troppo lontano, aspetta che ti lancio più vicino. Sì, però non ti allontanare, ma scusa, cioè io ti lancio vicino. E lui fugge, stai fermo. Ok, dai, così siete abbastanza vicini, perfetto. L'altra coppietta è già in accoppiamento, vedo i cuoricini, mettiamo anche quest'altra. Aspetta che ti alzo anche il livello. E così tra poco avremo due piccoli ovetti, due ovetti di pinguini, che bello. Oddio, saranno minuscoli tra l'altro appena nati, che carini. Qui ci siamo quasi, dovrebbe essere... tutti e due hanno fatto il movimento, ma non so... Beh, tu hai fatto l'uovo, sì? Ok, eccolo qua, lanciando via pinguini per raccogliere le uova. Anche qua manca pochino, perfetto, dai.
Se ci sbrighiamo. Ok, si deve abbastanza veloce l'accoppiamento dei pinguini. È una cosa rapida. Ma perché si muovono tutti e due quando fanno l'ovetto? Ma perché? Non ha senso. Bene, mettiamo anche queste due ovette a schiudersi. Mi sa che devo accendere un fuoco. Anchilo, tu non stai per niente rompendo le scatole. Tranquillo, no? Non sei in mezzo alle balle. No, non ti preoccupare. Porca miseria. Lo sai che tu morirai qua dentro, vero? Perché non riusciremo mai a tirarti fuori da qua. Ok, dai, stai fermo lì, va benissimo lì. Ok, non mi accontento, ti lascio lì nell'angolino. Vediamo di piazzare le due ovette di... Io ho sempre paura di mangiare. Minuscolo! È minuscolo, no, aspetta, è troppo vicino, troppo lontano dai focherelli. Aspetta che vi metto più vicino, molto più vicino. C'ho sempre il terrore di mangiarmele per sbaglio. Ok. No, come troppo freddo? Ma non puoi avere troppo freddo, sei super vicino al fuoco. E poi sei un ovetto di pinguino, cioè dovresti nascere sui ghiacci. Cioè, dico io, non ha molto senso questa cosa che hai bisogno del fuoco per schiudere. Sì, vabbè, è vero. Forse in natura in realtà c'è la mammina che cova, quindi gli tiene bello caldo. Però non importa, cavolo, sei sul ghiaccio. Cioè, ti dovrebbe andare bene. Ok, gli va bene, perfetto. Tutti e due in incubazione, ottimo. E ovviamente alla fine, per riuscire a far uscire l'anchilo dalla nursery, abbiamo dovuto buttar giù tutto. Stai fermo almeno, stai fermo, porca miseria. Vediamo di prendere l'altra paretina per... riuscire a dare un senso a questo caos che ha causato il cavolo di baby anchilo. Ma dimmi te, cioè, no vabbè, io non ho parole, ma perché? Ok, fa vedere, perfetto. Andiamo a vedere come stanno un attimino le ovette, fa vedere, sì, ok, perfetto, tutto bene. Anchilo, stai fermo, ti ho detto di stare fermo, ma ti sei riabilitato il wandering? Ma te l'avevo disabilitato! Ma com'è che fai il cacchio che vuoi tu? Ma non è possibile! Tizio, noi non stiamo andando d'accordo, non va bene così. Ok, ci siamo quasi. Vediamo i cuccioli di pinguino. Mio Dio, devono essere super minuscolissimi. Oddio, è facciata in terra, così iniziamo benissimo la giornata. Ciao, io pensavo fossero più piccoli, sinceramente. No, cioè, nel senso, è piccolo, è piccolino. Però pensavo che fosse molto più piccolo. Ciao, cucciolo, sì. No, pensavo fosse molto, molto più piccolo. Ok, va bene, niente. Ma, aspetta, ma ci vedo male io? C'ho il becco storto. No, c'ha il becco storto. Cioè, è deforme. Oddio, c'ha... Oh, aspetta che c'è anche l'altro. Tizio, vieni. Aspetta, fammi impostare tutto. Mamma mia, ogni volta togli il wandering e seguimi più vicino. E poi stai fermo. Mamma mia. Vieni più in qua. Vendetevi uno. Oddio, ma c'ha il becco storto. Aspetta, io li vedo col becco storto. Anche questo c'ha il becco storto. No, cioè, ma lo vedete anche voi. Cioè, il becco di sopra e quello di sotto non combaciano. No, ma guarda lì, no, sono deformi. Cioè, c'ho i due pinguini deformi, c'hanno tutti e due il becco storto. Oh mio Dio, che impressione. Geneticamente modificati, aiuto. Mamma mia. Cuccioli di pinguino, seguitemi. E quello se ne va dall'altra parte. Cioè, uno mi segue, lui passa tranquillamente davanti alla porta, se ne frega, è vatto da tutt'altra parte. Ma porca miseria. Davanti al condizionatore. Ma perché voi uccellacci vi piazzate sempre davanti al condizionatore? Cosa di così bellino e interessante? Non capisco. Mi segui, piccolo di pinguino. Piccolo ricoglionito, mi puoi seguire per cortesia? Oh mamma mia, a me sta cosa delle nascite dovrebbero essere episodi tranquilli, invece mi fanno sempre uscire di testa. Guarda, eccolo lì che arriva. Aspetta, mettiti a fianco all'altro. Vieni più per di così. Fermati a mangiare, tranquillo, non ti preoccupare. Ok, fermo lì, va benissimo vicino alla mangiatoia, fermo, va bene così, a posto. Siete un po' di intralcio, ma non importa, va benissimo, basta che voi state qua fermi e buoni. Allora, noi qua dentro abbiamo acceso giusto qualche fuoco, dovrebbero esserci circa 10 miliardi di gradi qua dentro. E... oh, e finalmente al cucciolo di Yuya va bene, all'ovetto di Yuya va bene, alleluia! Alleluia, ci sono voluti 30.000 fuochi, però ce l'abbiamo fatta, finalmente. Dai, anche l'ovetto di Quetzal sta per schiudersi. Che bello, non vedo l'ora di vedere il piccolo di Quetzal, non l'ho mai visto. Dai, ok. L'apertura alare, mamma mia l'apertura, guarda che apertura alare che c'ha sto cucciolo. Sì, però tizio, sei girato di spalle, non ti vedo in faccia, ma porca miseria. Aspetta, comunque è grandino come cucciolo. Vabbè, oddio, è un cucciolo di Quetzal, quindi c'ha anche senso. Allora, vediamo di farlo uscire subito da qua dentro. Che se ci diventa adulto qua dentro è la fine. Aspetta, non riesco. Tizio, sei un po' in mezzo alle scatole. Aspetta, fammi passare. Ma porca miseria, c'ho il becco davanti, non riesco. Aspetta, se mi abbasso riuscirò a scendere, cioè riuscirò a passare. No,
Non riesco neanche a passare di qua. Ok, allora, torna un attimo indietro. Ok, ok, via, 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 via. Fuori, fuori, perfetto, noi ci siamo. Tu ci sei? Ci sei, ce la fai? Sì, mi sa che ce la fa. Mi sa che ce la fa, perfetto, anche lui alla prima. Cioè, cucciolo, sì, mi sto di nuovo incastrando tra le bestie. E cucciolo di anchilo, vorrei farti notare che il Quetzal ci ha messo 0 secondi a uscire, 0 secondi. No, vabbè, guarda che carino. Ma è troppo bellino il cucciolo di Quetzal. È un Quetzal miniatura, minuscolo, cioè mignon. È bellissimo, io adoro i cuccioli, mi piace tanto far schiudere le ovette. Sono una rottura di scatole da far schiudere, però i cuccioli sono bellissimi. Cavolicchio, 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 io ero in giro a fare cose e mi sono dimenticata dell'ovetto di Yuya. Dannazione, dannazione, come siamo, come siamo? Appena in tempo, appena in tempo, mamma mia, pochi secondi, aiuto! cucciolo! Ciao, piccolo cucciolo di Yuya, ma ciao! Aspetta, aspetta, fammi cliccare tutti i pulsanti che devo pulsantare, fammi togliere tutto, fammi mettere tutto, dai! Dai che ti voglio vedere, no, attento al fuoco, attento al fuoco, attento al fuoco, ok! Perfetto, ciao piccolo, ma come sei bellissimo. Aspetta che usciamo, aspetta che usciamo. No, no, dai, non può essere successo di nuovo. Mi sono di nuovo incastrata con un cucciolo. Ma non ci credo. Ma com'è possibile che a me succeda sempre questa cosa? Cioè, non impariamo niente noi, Jack, davvero? Cioè, dalle esperienze passate. No, non riesco a muovermi, non c'è verso. Dai, aspetta, se mi abbasso. Oddio, oddio, no, sono di nuovo dentro la bocca di una delle bestie. No, ti prego, che cosa brutta. Che cosa brutta, che scena orrenda. Ok, ah, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ok, sono saltata sui condizionatori e ce l'abbiamo fatta, perfetto. Aiuto, Jack, queste cose non farle più, ti prego, mi mettono tanta ansia. No, no, non abbiamo preso la carne, mi sto incasinando da morire, ok. Ce la possiamo fare. Dai, Jack, non è difficile, dobbiamo solo prendere la carne dalla cosa. Ok, tieni piccolo di Yuya, perfetto. Oh, ecco, buona la papa. Ora seguimi fuori senza tanti senza incasinarti. Ce la fa, anche lui è la prima. Anche lui è la prima. Caro Anchilo, vorrei farti notare che anche il cucciolo di Yuya è uscito alla prima. Oh, ma guarda che bello. No, vabbè, bellissimo il cucciolo di Yuya. No, vabbè, tutto morbidoso. Sembra tutto da coccolare. A parte i dentacci malefici davanti, è tutto da coccolare, tutto da coccolare. Guardalo, è un pulcino, è un pulcino gigante praticamente, è un gigantesco feroce pulcino assassino, però sempre un pulcino alla fine. Vabbè, ok, vediamo di spegnere tutto qua, che sennò ci va fuori. Spegniti, spegniti, ok. Wow, che come sono impegnativi questi accoppiamenti e queste schiuse. Adesso ci manca solo un maschietto per la nostra roccetta, ma direi che provvederemo quanto prima. Il resto delle bestie, bene o male, siamo riusciti a farle riprodurre. Non sono molto soddisfatta del risultato della zona pinguini, però vabbè, magari c'è un margine di miglioramento, potremmo provvedere a fare qualcosa in più nei prossimi episodi, ma sono molto contenta di tutte le nuove bestioline che siamo riusciti a far nascere. Va bene ragazzuoli, allora io come al solito vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao!